Oggi vediamo una forma che capita abbastanza spesso nelle partite e quindi sapere come affrontarla è molto utile. Capita più spesso magari nelle partite dei Q meno forti, perché poi dopo si sa che non funziona e quindi casomai si fanno delle preparazioni a monte prima di andare a giocarla. Però anche i Q più forti devono sapere come. Perché non funziona e poi comunque delle cose simili capitano altre volte. Quindi risolviamo il mistero e ve la faccio vedere. Diciamo che nero è stato pinzato dopo aver ignorato una mossa di bianco, per esempio dopo aver ignorato questa, dovrebbe normalmente venire qua, ha giocato da un'altra parte, bianco pinza. Nero sale, bianco sale e nero gioca qua. Questa è una nota forma che serve a stabilizzare il gruppo e queste quattro vengono chiamate la torre. Il problema è cosa succede quando bianco gioca qua per cercare di tagliare nero da una parte o dall'altra. Anzi, se bianco gioca lì è perché è sicuro di tagliare nero da una parte o dall'altra, dice ah ah. Hai fatto uno sbaglio, adesso o mi piglio questa oppure irrompo verso il centro e ti taglio via questa. In entrambi i casi per nero sarebbe un danno. Diciamo che in termini di punti il danno è sicuramente più grosso se si permette a bianco di tagliare lì. Per cui vediamo cosa succede quando nero difende. Bianco taglia, nero difende. Se adesso bianco tagliasse di qui, nero gliela lascia, bianco fa anche una brutta forma e poi va a connettere in un modo o nell'altro a seconda di quello che richiede la partita. Per cui quello che succede è che bianco taglia di qui. Nero qua. Bianco qui. Sembra Nero, brutta. bianco. Sembra brutta per nero. In realtà c'è una mossa con cui nero riesce a collegare tutte le sue pietre. Cercherà di Mi conquistare la aspetto che parte. metà dei presenti la conoscano e l'altra metà dei presenti forse la sanno, forse non la sanno e magari ci possono arrivare però. Punterei su questa per Notari? il mio. Diciamo che bianco viene qui. Nero. Sì. Temo che non funzioni, però diciamo se adesso nero volesse insistere, potrebbe giocare una mossa che in qualche modo assomiglia a quella che avrebbe dovuto giocare prima, anche se ormai è troppo tardi. Però diciamo che adesso bianco si deve solo sbizzarrire. Se vuole essere sicuro, da tari qui e cattura. Se vuole provare a fare le cose un po' più in grande, viene qui. Nero dovrà cercare di andare a dare a tari così, però se questa scala funziona, è facile che bianco catturi proprio anche queste tre, oltre a queste. Quindi non va niente. Però è anche vero, come dicevo prima, che una delle mosse che avete giocato, questa combinazione, sarebbe stata quella giusta prima. Ma non con questo Atari. Questo Atari è la tipica mossa che viene chiamata anti-sugi, cioè il contrario del te-sugi. No, anzi, proprio il sugi è la mossa giusta da giocare. Il te-sugi è la mossa giusta particolarmente inaspettata che uno dice, però, guarda che roba. Però
e l'anti-Sugi è quella sbagliata. Cioè, dovevi andare in quella direzione e ti sei girato e sei andato nell'altra. È come andare a Roma da Milano passando per la Svizzera. È anti-Sugi. Non pare funzionare, però non ci sono tanti incroci. Ok, questa è la forma giusta. Bianco non riesce più a impedire che queste due vengano catturate. Perché, vabbè, banale, questa viene catturato tutto. Su questa viene catturato tutto di nuovo. Accende. Se scende, cosa succede? Ok. Bianco non può collegare perché rimane in Atari, quindi bianco cattura. E adesso nero cattura queste due. E si è collegato. Stavamo partendo da una situazione in cui nero aveva un gruppo un po' in difficoltà. Dopo questa cattura ha un occhio qui, magari un altro qui e comunque fuori, eccetera. Sono queste due che devono un po' preoccuparsi. Inoltre bianco si lascia dietro casomai pure un ko con cui nero potrebbe tagliare da una parte e dall'altra. Così è un disastro. Per cui, tornando da capo, provare a tagliare questa forma, non funziona mai, non senza preparazione. Se bianco, ad esempio, fosse collegato così, sì, funzionerebbe, però è molto improbabile che in una partita ci sia questa forma da parte di bianco, perché non si gioca lì. Casomai c'è questa. E questa in effetti lascia qualche possibilità in più, però non partendo da qui, diciamo magari partendo da qua, un po' sovraconcentrato pure questo. Però diciamo che dopo che nero ha giocato lì, bianco viene qua per. Come sente, dice faccio questi punti sicuri, impedisco l'invasione di nero qui e vado a catturare. Allora, nero, se non vuole, adesso vi faccio vedere che invece il taglio funziona. Fortunatamente, se nero da tale di qui, bianco collega qua, se nero da tale di qua, bianco collega là, in ogni caso è separato. Quindi questa rende funzionante il taglio. Il problema per nero a questo punto è, vabbè, devo connettere, però non mi va di finire cote, perché se volessi rispondere, cioè, lo vengo qui, bianco e nero, sono connesso, non ho una gran forma d'occhi e sono vuote, non va bene. L'alternativa potrebbe essere questa, nero gioca qui, bianco sale, nero viene qui. Un po' meglio per gli occhi perché magari qualcosa qui viene fuori, poi ho questo muretto marginalmente più sicuro verso il centro. Però ancora non è che vada tanto bene, soprattutto perché sono brutte. E qui invece c'è una mossa che può aiutare nero per collegare l'insente, o se non l'insente con una bella prosecuzione dopo.
E questa veramente in pochi la sanno. Non è una mossa da queste parti, perché di qui praticamente le abbiamo viste tutte. Nero può anche in qualche modo scappare via così, volendo, bianco, nero, bianco, tagli, vi lascia questa pietra. Però stiamo proprio guardando una mossa da queste parti che permette di difendere localmente lì. Fantastico, ottimo. Questa cosa fa? Se bianco difende, vabbè, nero semplicemente viene qui e praticamente si fa una base. Ma non è neanche detto che lo debba fare adesso, perché in qualsiasi momento a questo punto può tornare indietro, no? Cioè la potrebbe volendo anche lasciare lì. Soprattutto Rifare quella. può rifare questa, su cui adesso bianco può venire lì. Rimane sempre. Esatto, e tiene sente. Quindi ha collegato come prima in sente. Rispetto a prima in realtà c'è una mossa di nero in meno qui. Ed è quella che ha guadagnato nero. Perché questa non serve a fare granché di forma d'occhi, anzi, casomai la toglie rispetto a questa. Questa. Se invece Gioca. bianco risponde qua, cosa succede? Nero non risponde, va a giocare da un'altra parte e quando adesso bianco prova a tagliare, si suppone che la scala qui sia buona per il piano. se no No, gioca la verità. eh sì, se no nero non deve scambiare questa, perché adesso bianco non risponde e va proprio a difendere. Cosa fa nero adesso? Perché adesso nero invece ha la possibilità di andare a catturare bianco e collegarsi un'altra volta. Adesso funziona proprio il metodo quello più diretto che si possa immaginare. No, quello più diretto. Devi comunque diminuire le libertà, no? Perché così e dopo non riesci più ad andare a circondare. Poi tagli. Allora, se bianco taglia, viene catturato subito. Per cui bianco andrà a provare a collegarsi di là a fare occhio, ma non funziona. Esatto, sono due libertà e qui non c'è nessun attacco con cui bianco possa forzare di uscire, per cui vengono collegate. Bello.